Una fiaccolata per invocare e per pregare per il ritorno a casa di Antonio Alexander Pascuzzo. I cittadini di Buonabitacolo si sono stretti ieri sera al padre e agli zii del 18enne scomparso da oltre una settimana e partendo da Piazza Pertini hanno attraversato con fiaccole e preghiere le strade della cittadina. I cittadini di Buonabitacolo, da quando è emersa la notizia della scomparsa del 18enne, ovvero da lunedì, si sono dati più volte appuntamento per riunirsi, parlare e invocare il ritorno del 18enne italo-peruviano scomparso da venerdì scorso dopo le 22:40. Soprattutto gli amici si sono riuniti per parlare e discutere di quanto avvenuto e per chiedere, sia attraverso le televisioni sia attraverso i social, ad Antonio Pascuzzo, laddove fosse fuggito, di tornare a casa. Anche ieri sera, quindi, i cittadini con a capo il sindaco Giancarlo Guercio si sono dati appuntamento per far sì che la comunità resti unita e compatta di fronte a questa situazione, ma anche di fronte ad altre tragedie che hanno colpito il piccolo paese del Vallo di Diano negli ultimi tempi. Le telecamere della RAI, poi, le trasmissioni La Vita in Diretta e Chi l'ha visto, hanno aumentato l'attenzione mediatica su un giallo senza un perché, e proprio dalle telecamere di RAI 1 è arrivato l'appello della mamma di Antonio, dal Perù, a far ritorno a casa. Un nuovo appello che si aggiunge a tutti gli altri che però per ora sono caduti nel vuoto.